Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale YouTube e bentornati ad una di queste puntate dedicate a GoPro Fusion. In questi giorni le domande fioccano per quanto riguarda le informazioni su questa telecamera e la prima domanda che mi viene posta è: come cavolo fai a non far vedere il bastone della telecamera? Allora, GoPro Fusion ha un metodo, nel senso, in questo momento voi, se girate verso il mio polso, vedete la mia mano ma non vedete il bastone che tiene la telecamera su. Come fa GoPro Fusion a fare questo? Lo fa, scusatemi, mi apro la giacca perché sto passeggiando e fa molto caldo, lo fa grazie a uno stitching particolarmente evoluto, uno stitching che le altre telecamere GoPro Virb 360 della Garmin compresa non sono ancora riuscite ad ottenere con così tanta precisione. Poi magari futuristicamente ci arriveranno anche gli altri, però per ora GoPro mi sembra che sia stata il primo distributore, il primo produttore di telecamere 360 che riesce a fare questo. Il trucco è semplice, è uno: la telecamera deve rimanere verticale nei confronti del poll. Avevo visto degli altri video, tra cui anche quelli dell'amico Luca di Row Therapy, che saluto, che però facevano intravedere una parte di bastone sulla telecamera, sull'inquadratura. Questa parte di bastone veniva inquadrata per un semplice motivo: perché la telecamera era leggermente inclinata nella direzione del fruitore, quindi della persona che stava parlando all'interno del video, cosa che invece non deve essere fatta. Ovvero, la telecamera deve essere posizionata come messa in questo momento sul suo piccolo treppiedi, che viene fornito con la GoPro Fusion, e deve essere messa verticalmente a padella, praticamente come una racchetta, nella posizione naturale. Non deve essere mai piegata, perché altrimenti il software di post produzione della Fusion non riesce a cancellare perfettamente il bastone che sta sotto di esso. Difatti, se adesso date un'occhiata sotto, l'unica cosa che vedete su questo stitching che viene effettuato dalla GoPro Fusion è proprio solo ed esclusivamente, diciamo, i tre paletti del treppiede. Questo è il giardino di casa, quindi se volete curiosare potete ruotare a 360 gradi senza nessun problema, perché tanto questa telecamera effettivamente di problemi di stitching non ne ha, tant'è che io passeggio, mi sposto nei vari punti critici, tipo questo punto critico, sfruttando anche l'audio a 360 gradi, come vi ho già detto negli altri recensioni. Mi sposto sulla seconda telecamera, mi sposto sulla terza, diciamo nell'intersezione tra la telecamera 1 e la telecamera 2, e mi risposto nuovamente davanti alla telecamera principale per salutarvi, sperando che anche questo piccolo test tutorial vi sia piaciuto. E ricordatevi di cliccare mi piace su questo video, di condividerlo se pensate che possa essere utile a qualche vostro amico. Date un'occhiata anche agli altri video che ho già effettuato riguardanti la Fusion, perché secondo me è una telecamera che vale veramente la pena di valutare all'acquisto se siete interessati ad una telecamera a 360 gradi. Non mi resta altro che salutarvi, un saluto a tutti quanti, ci vediamo con il prossimo video che probabilmente riguarderà timelapse, nightlapse, photoburst e tutta la parte che non concerne, diciamo, la sezione videografica. Un saluto a tutti quanti, ciao!